But I don't mind It's getting late, but Ok, perfetto, ci siamo pronti a partire in questo fantastico Motivation Monday. Intanto, mentre aspettiamo le ultime persone che entrano, inizio col presentarmi. Per chi non mi conosce, mi chiamo Leonardo Zorza, ho 21 anni, abito a Cremona, in un piccolo paesino di Cremona e attualmente sono un marketing manager di questo fantastico mondo che è FitLine. Ma comunque non siamo qua per parlare di me, delle mie esperienze, di tutto ciò, ma siamo qua per presentare... Le persone che andranno a parlare oggi. Come prima cosa ci tengo molto a dirla, cioè a ringraziarli, eh, perché non è scontato avere leader di questo spessore qua pronti a fare formazione il lunedì sera alle ore 9. Quindi grazie innanzitutto a voi per essere qua a farci formazione e direi subito di iniziare col presentare la primissima persona che andrà a parlare in questo meeting. Volete sapere che lui è un ragazzo di 22 anni che attualmente ha 4 anni di esperienza nel settore del network marketing e 2 anni in PM e diciamo che con 2 anni in PM e 22 anni ha già raggiunto una bellissima qualifica, cioè il Vice President, cioè una qualifica che molti di noi cercano di raggiungere. Quindi direi che è il momento di lasciare la parola all'unico, l'inimitabile Andrea Mutti. Buonasera a tutti, sempre, sempre sempre esagerato, grazie mille Leo, è la prima volta che parli e apri quello che è un motivation, la prima volta non si scorda mai io ti ringrazio, ti faccio i complimenti perché è stata pulita, lineare e si, si vede veramente quanto credi in questo settore, in questa azienda, in questo gruppo, quindi ti ringrazio io Buonasera a tutti, siamo reduci da un viaggio incredibile, per chi non mi conosce mi chiamo Mutti Andrea, ho 22 anni, abito in un piccolo paesino vicino a Desenzano del Garda in Lombardia eh, sono in questa attività come Tronardo da quattro anni e in questi quattro anni posso dire che la mia visione di vita grazie a questo lavoro è completamente cambiata. Quello che ho vissuto grazie a questa attività, le persone che ho conosciuto e soprattutto negli ultimi due anni... Posso dire che mi hanno cambiato completamente la vita, non magari dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista di crescita personale. Mi hanno allargato completamente quelli che erano i miei schemi eh, limitati, i miei schemi introversi e hanno reso di me una persona, eh, oltre ad essere del tutto estroversa, una persona che ad oggi ha una grandissima visione e sono riusciti a recuperare... Sogni che magari non pensavo mai di, di puntare. Siamo tornati da un viaggio, come ho detto prima, a Speyer, nella sede principale dell'azienda, al quartiere generale in Germania. E posso dire che quando partecipi e quando vedi aziende di questo calibro, torni a casa e naturalmente il segno ti rimane, ti rimani con eh, eh, una domanda: ma quanto sono piccolo io in questo progetto, eh, perché noi quando siamo qua dietro a uno schermo, quando siamo dietro al telefono, quando facciamo la storia, quando prendiamo il power, vediamo, vediamo credo quello che è lo 0,1% di quello che è PM International, quello che effettivamente è Fitline. Ma ve lo assicuro che solamente entrare nei magazzini dell'azienda, vedere... Tutte le scatole dei prodotti che devono essere spediti in tutto il mondo, vedere come organizzano tutti i DSC, entrare e vedere leader di calibri altissimi che ti entrano in sede magari per riunioni o perché vanno a prendere i prodotti, sono cose che allargano completamente quelli che sono i nostri schemi. E io voglio parlare proprio di questo, allargare la propria visione. Siamo in un'azienda dove è veramente sciocco eh, puntare in basso. È veramente sciocco rimanere in un momento dove quando fissi il tuo obiettivo magari non ti prefissi il passo in più. E quando noi viviamo ogni giorno questa attività, perché per fare questa attività diventa quello che è il nostro stile di vita, dobbiamo capire che dobbiamo avere degli obiettivi ben chiari. Veniamo da un'azienda tedesca, lavoriamo per un'azienda tedesca e chi conosce bene i tedeschi sa che sono precisi in qualsiasi cosa fanno. L'ambiente in cui viviamo è incredibile e non abbiamo diritto a puntare in basso, perché c'è una frase che io ho sentito all'interno del mio percorso di network che Puntare in grande costa come puntare in piccolo. E questa frase ogni tanto me la, me la ricordo e ce l'ho sempre segnata nelle note dell'agenda perché è una frase che, quando mi, mi prefisso un obiettivo, vado a capire effettivamente che, ok, se sto puntando a questo risultato. Magari punta questo, al massimo cado un po' meno, però ci credo in quello che faccio e puntare in alto naturalmente ti porta a. Naturalmente ci devi credere in quello che punti, tuttavia ti porta magari a fare azioni che se puntavi un pochino più in basso non facevi. Questa cosa è una. È una cosa che ho capito quando ho iniziato a fissare quelli che erano i primi obiettivi in PM. I miei primi obiettivi non erano obiettivi grandissimi, anche perché dovevo capire un pochino come funzionava il giro, Pro provenivo da un'azienda dove ci ho lavorato due anni, dove comunque ho, ho ottenuto discreti risultati e quando mi sono entrato in PM, eh, ve lo assicuro, eh, ero lì per lì e non capivo bene quali erano gli obiettivi e soprattutto qual era la visione dell'azienda. Io ho avuto la fortuna che la um, scorsa settimana non è stata la prima volta che ho visto la sede, ma vederla con Sasha Gamper, che è il braccio destro di Rolls-Royce, il nostro fondatore, che ci fa il giro, che ci racconta cose che magari agli altri non racconta, e avere questa fortuna meritata chiaramente ti dà, ti dà voglia di puntare sempre più in alto. Io come ho detto prima, em, il eh, avere una visione proviene da, da concetti chiave. Il primo è crederci, crederci ogni giorno, crederci anche quando le cose magari ti sembrano andare un po' male. Ed è lì che un vero visionario, un vero sognatore attiva quello che è il suo stato di motivazione, di automotivazione e comincia a prendere il telefono, quelle magiche scatolette nere che abbiamo, che non si usano da sole, e comincia a chiamare. Chiamare i clienti e chiamare i distributori. Io quando parlo con le persone, eh, la maggior parte delle persone con cui vado in appuntamento mi parla dei problemi che ha. Non ho. Non ho problemi economici, ho problemi di salute, non riesco magari a avere più tempo, non riesco a viaggiare, non, non riesco a gestire quello che è la mia vita, o non riesco magari a pagarmi il mutuo, e quindi mi parla di, mi, mi sommerge di informazioni attualmente negative e. Io sono lì che dico: Ok, io ho la soluzione per te. Perché vivo con eh, PM, sposo PM e capisco che PM può darmi effettivamente tutte quelle che sono le soluzioni, sia dal, lato, pu dal punto di vista del prodotto, sia dal punto di vista economico. Perché siamo e eh, tutti noi, chiaramente, anche magari l'ultimo arrivato. Credo che finché non lo vivi non puoi capirlo, ma fidatevi, eh, quando vedi il primo ufficio di Rolf Sorg di 30 anni fa e vedi quella scrivania col telefono, i primi telefoni, i telefoni quello con i dischi, e adesso non so come si chiamano, scusatemi. E, e sei lì e hai la possibilità di sederci sopra davanti a te, hai le prime scatole dei prodotti del 1993 e vedi quello che ad oggi è l'azienda, capisci che non hai diritto a non proporre questa attività a chiunque. E, e quando tu proponi questa attività, naturalmente è tutto un questione di credo, di voglia, di, di essere sicuri di quello che si propone. La maggior parte delle persone magari si ferma da, a un passo dalla chiusura della vendita, si ferma magari a spingere la persona e portarla a quella che è l'iscrizione. E questo manca, c'è cioè questa mancanza perché? perché manca quel credo di dire tu non hai idea di cosa sto presentando. Io credo che il pacchetto di iscrizione iniziale da 141 euro o 530 al manager pack o il tp pack, credo che siano pacchetti insulsi per il progetto che è. E quando noi magari andiamo a parlare delle persone, io credo che una persona per partire in PM dovrebbe partire solo col manager pack, semplicemente perché entra in un'azienda. Dove quello che è la visione del fondatore non eguaglia i 530 euro che investe all'inizio, ma neanche 141. Perché ve lo assicuro: non magari eh, la mia, ma la formazione dei, dei leader che ci sono all'interno di questo gruppo non vale 141 euro di iscrizione. E per chi non lo sapesse, in PM puoi, part puoi far partire una persona anche con più pacchetti nella prima iscrizione. La maggior parte delle persone che vedete, magari quelli un pochino più storici, sono partite all'inizio, quindi due anni e mezzo fa circa, e lavoravamo in, per un'azienda dove per partire, se volevi partire come magari leader principale, dovevi partire con più di 1000 euro di pacchetto. Ti arrivavano a casa sbordellati in di prodotti infiniti, che naturalmente nessuno usava perché noi eravamo dei venditori, c'è qualcuno che ride perché mi sta capendo quello che sto dicendo. Io sono partito dalla prima azienda di network con 1600 euro. E ve lo garantisco. E quando ho visto PM, quando Francesco Aieta mi ha presentato PM, mi fa, ok, vogliamo partire? Sì, io, come si parte? O 141 euro o 530? Ho detto, in che senso? Questa è stata l'unica cosa che ho pensato in quell'esatto momento. E io, quando magari sento persone che dicono, eh, l'optimal set costa tanto, e il manager pack fare partire una persona con 500 ma stai scherzando? Magari è a metà del suo stipendio, ma stai scherzando. Questo fatto succede quando non hai una visione abbastanza grande. Perché tu non gli stai dando nel lungo periodo, se naturalmente è quello l'obiettivo della persona, perché se poi è una persona che magari vuole accontentarsi con qualcosa di più, ok. Ma se una persona se siete qua e credo alle 9 e 10 lune di lunedì sera, credo che non siete quel genere di persone. Qualcosa in più da questo lavoro lo volete tirare fuori. E come ho detto prima, sognare in grande costa come sognare in piccolo. E quando magari io ho, oggi, ve lo assicuro, ci ho provato un'iscrizione, ho detto, guarda, se vuoi partire in questa attività, puoi partire dal provare due prodotti, più tutti i gadget, più le applicazioni, più la formazione, la media è 541 euro per spedizione, o con un pacchetto, ve lo assicuro, da 18.000 prodotti. Perché sono 99 manager pack. Ho provato. E, questa, e, e io, quando mi sono trovato in quella situazione lì, ho visto la persona un po' perplessa dicendomi: Ma questo qua, che cosa mi sta dicendo? E ve lo assicuro che 18 c'è cioè 99 manager pack, sono quasi 45 mila euro di investimento. E tuttavia ci ho provato. E questa persona ad oggi sta pensando di partire con due manager pack nella prima iscrizione. Tan, tante volte basta provare e credere in quello che dici. Tante volte basta essere convinti che effettivamente quello che stai facendo gli porterà un valore eterno all'interno del suo percorso di vita. E io ve lo assicuro, se ai tempi, se, a, con, con la testa di oggi, avessi avuto l'opportunità di partire con 99 manager pack, per la mentalità che ho ora, per le schizze che ho imparato, e per quello che faremo con questo gruppo, ve lo assicuro che avrei che sarei partito così, col senno di poi consapevole di oggi. Nel risultato che ho, con il team che siamo, con la formazione che ho. Perché oggettivamente è la verità. E se tu credi che far partire una persona con due manager pack al primo colpo siano tanti, è giusto che tu non li scriva. Perché ci sono aziende che valgono forse l'unghia di Rolf sorg e fanno partire persone non ve lo dico neanche come. Obbligano a fare investimenti mensili, robe di 2500 euro di attivazione al mese, 150 euro al mese obbligatori. Noi siamo, viviamo nel completo lusso. Non c'è un momento migliore per iniziare a dire alle persone: guarda, sto tirando su una squadra, voglio raggiungere enormi risultati in quel settore, voglio farlo con te. Mi sembra una persona in gamba, voglio presentarti questo business. Ti dico solo che è un business che fattura all'incirca 2 miliardi e mezzo ed è in un settore che fattura 200 miliardi di dollari. Inizia a allargare quelli che sono i tuoi schemi e te lo assicuro che anche le tue iscrizioni cambieranno. Perché ragazzi, io ve lo assicuro, fate partire una persona con due manager pack, quella persona lì non molla. E, e tante volte nella mia prima esperienza si diceva questa frase, che è vero, che un po' si è persa. Le persone fanno quello che fai tu. E questo fa capire tante cose. Perché le persone, ve lo assicuro, non comprano l'optimal set perché magari non lo conoscono o non si scrivono nel business perché è PM. Le persone comprano voi e come glielo vendete. E quindi tanto vale far capire il valore che ci avete. Naturalmente se ad oggi stai pensando in questo momento e sono sicuro che fra queste 82 persone c'è qualcuno che sta avendo questo pensiero. Questo qua è matto. Ma questo è fuori di testa. Ma come posso avere il coraggio di dire a una persona guarda, puoi partire anche con tre manager pack, due manager pack, tre tipi pack. E io ti aiuto, ti insegno, ti aiuto magari a condividere subito il prodotto così ottieni subito i primi guadagni. E vedi, vedi come funziona il business, dai uno lo provi e il resto lo condividiamo subito, così recuperiamo subito quello che hai investito all'inizio. Investito, gli investimenti sono altri. Ho la fortuna e la sfortuna di provire, provenire da una famiglia di grandi imprenditori. E quindi so cosa significa investire in un progetto, in un'azienda, investire anche nei dipendenti o solamente nelle bollette al mese per tenere attiva la struttura. Quindi, oggettivamente, gli investimenti non è tanto. Perché ti stai dando un'opportunità. E credo che un'azienda come PM, basata su un concetto semplice e vincente, basata su persone etiche, con la mission di diventare la numero uno nel settore. Voi, noi, abbiamo il diritto che il mondo non si dimentichi di noi e di PM International. Noi abbiamo il diritto di portare in alto questo gruppo principalmente, anche perché ci collaboriamo, quindi più alti crescono, più alti cresciamo di conseguenza. Più alto è il nostro livello di consapevolezza, ma sta tutto lì. E la domanda in conclusione che voglio fare è: cosa stiamo aspettando nel riuscire a prepararci per un agosto incredibile, pieno di promozioni, primo dei risultati, che naturalmente questo mese è fondamentale. Fare manager, l'avevo già scolerato troppo. E e sta tutto lì nella decisione che non prendi domani, perché domani devi alzarti già con l'idea a chi vendo il prossimo optimal set, a chi con cui parlo con la prossima persona del business. E quindi recupero la prima frase che ho detto all'inizio. Sognare in grande costa come sognare in piccolo. Io adesso voglio passare la parola a un ragazzo che sto condividendo momenti incredibili in questo percorso, in questi due anni e mezzo, ed è una persona che io rispetto tantissimo perché io lo conoscevo già nella prima azienda, aveva un discreto eh, risultato, ma i risultati che facevano questi ragazzi qua parlavano in tutto il mondo del network. E io quando ho avuto la fortuna, l'ho visto la prima volta e ho visto il ragazzo semplice che era, ma col risultato, con la leadership, e ve lo assicuro, è una delle persone che porta sempre più persone agli eventi e di conseguenza non possiamo stupirci del risultato che ha. È una persona visionaria che credo che è la persona che studia di più all'interno di questo gruppo, quindi io sono qua addirittura con carta e penna per ascoltare il mitico Matteo Aieta. Grazie mille Andre, mi sentite vero? Fatemi un cenno. Perfetto, allora grazie mille Andre per, per quello che hai detto e penso che la Zoom può, può già finire qui, nel senso che hai fatto una parte veramente pazzesca e quindi complimenti a te, complimenti anche a Leo per aver aperto questa, questa Zoom. E quello che mi colpisce di te è che sei super giovane, ma quando ti viene chiesto qualcosa dici sempre sì lo faccio, poi magari tremmi un attimino. Però dici sempre, sì, lo faccio e ti butti in quello che è il compito da fare ed è così che si impara. Quindi complimenti eh, Leo e complimenti a tutti voi che siete qui questa sera in questo Motivation. Vi anticipo già che non parlerò se non di una cosa su Spire perché ci sarà domani sera una Zoom. Dedicata proprio a Spire, dove sentirete tutti noi che siamo stati lì, parleremo di quello che, di quello che abbiamo vissuto ed è qualcosa veramente di, di magico. Ecco, io mi presento velocemente, sono Matteo, ho 30 anni, abito in provincia di, di Varese, sono in questo settore da sei anni e mezzo. Prima ero un operaio metalmeccanico, per il primo anno e mezzo l'ho affiancato al mio lavoro ordinario, dopodiché ho scelto di fare solo network marketing. Oggi voglio iniziare il, il mio discorso parlando appunto dell'unica cosa che vi dirò su, su Spire, perché eh, io sono, a me piacciono molto le auto. E quando siamo andati in sede ci siamo fermati anche il DSC che ci ha proprio attaccato alla, alla sede principale e eh, arriviamo, vediamo subito una bellissima Porsche 911 Carrera 4S Cabrio. E ho detto, wow, che figata! Cioè, questa è la mia macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Poi entriamo nel DSC con Bernard e Bernard dice: Ah, ma guardate chi c'è, è la vostra in questa persona che c'è dentro ed è il proprietario della macchina che c'è fuori. E quindi abbiamo fatto una, una breve chiacchierata con questa persona che è una persona super umile, ci ha fatto un sacco di complimenti e la vedevi che era quasi imbarazzata lei verso, verso di noi piuttosto che noi verso, verso di lei. E quindi abbiamo detto, eh, cioè, gli abbiamo spiegato che appunto facciamo parte del suo team, eccetera, eccetera. E nel frattempo io pensavo, questa persona ha iniziato agli inizi di PM. Ora ha persone intime che non conosce neanche, ora vive una vita a 5 stelle, ora fa veramente quello che vuole e eh, questa persona ha iniziato l'attività dovendo credere per vedere qualcosa. Noi oggi dobbiamo vedere per credere. Sbaglio? Io quando sono stato lì a Spire ho visto, mi sono preso degli appunti. Ho visto tre magazzini pieni di prodotti, più uno che lo faranno nei prossimi, nel prossimo anno. Ho visto due building dove ci sono dipendenti che fanno la parte contabile, la parte manageriale, più uno che è in costruzione e che sarà pronto l'anno prossimo. Ho visto un'azienda con mille dipendenti. Ho visto un'azienda aperta praticamente in tutto il mondo. Ho visto un'azienda che fa due miliardi e mezzo, dove cura ogni minimo dettaglio come se veramente fosse un giardino giapponese, io devo vedere per credere. Lui ha dovuto credere per vedere. E quindi il percorso che ha fatto, la vita che vive oggi, è per il semplice fatto che lui ha creduto ad un'idea di Rolf Sorg, l'ha portata avanti quando non c'era tutto questo, quando di magazzino forse ce mezzo, quando di dipendenti forse ce n'erano dieci. L'ha portato avanti e oggi ha un team che neanche conosce. Lui è rimasto super sorpreso, quasi in difetto, perché dice: Ah, voi siete del mio team e non vi conosco? Incredibile! Incredibile. Facciamo una passeggiata per il giro di Spire per andare al ristorante. Bernard incontra una persona, anche quella persona è il nostro applying, e neanche lui sapeva della nostra esistenza. Però sono persone che hanno dovuto credere per vedere. Noi per, per noi oggi è il contrario, noi dobbiamo solo vedere per credere. E quello che dobbiamo fare oggi è sfruttare al massimo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, perché oggi gli strumenti tramite social, tramite non i social, tramite il nostro sito, tramite gli strumenti che offre l'azienda, abbiamo veramente tantissimo. Ma quanti di noi sfruttano tutto quello che abbiamo? Quanti sono più preoccupati a cosa dice l'appline, a quanto la l'appline mi segue, a quanto lo sponsor mi risponde con tempismo, a piuttosto che ho scelto di fare questa attività, guardo da me in giù, ho scelto di fare l'attività, ho dei compiti da fare, perché in ogni lavoro ci sono dei compiti da fare, guardo da me in giù e faccio quello che c'è da fare. Che cosa abbiamo noi come compito, come azioni da fare? Creare nuove relazioni, fare follow up costante, crearci nuovi amici e sfruttare ogni opportunità che ci si presenti davanti. Adesso mi è venuto un flash perché ho davanti a me Carla. La seconda quando abbiamo fatto la Super giornata Spire, poi siamo andati a cena tardissimo e praticamente i tedeschi vanno a letto prestissimo, noi andiamo a cena tardissimo, quindi dopo un po' siamo rimasti praticamente solo noi in giro per Spire. Con noi c'era una coppia di signori di 60-65 anni e io mi sono girato, dopo un po' che ci eravamo lì a chiacchierare eccetera eccetera, e ho visto subito Carla parlare con questi due signori qui non erano tedeschi perché se non sbaglio parlavano inglese. Ma Carla ha sfruttato l'occasione perché queste persone sono arrivate lì e hanno detto: Ma cosa state facendo? Perché siete qui? Fate parte di un team? Siete una squadra? Cosa fate? E subito Carla ha avuto la prontezza di andare lì e parlare di quello che stavano facendo, di quello che facciamo. Ci scambiamo il contatto. Hai Facebook? No, bene. Hai Instagram? No, bene. Hai il numero? Sì, sentiamoci. Questo è fare l'attività, essere sempre pronti per fare quello che c'è da fare, ovvero condividere questa grande opportunità con tutte le persone, anche con quelle persone che all'inizio sono restie, all'inizio ci dicono di no. Leggevo qualche giorno fa in un libro sulla vendita: diceva, se una persona ti dice di no, fatti amica a questa persona, perché una volta che tu diventi amico di questa persona ti dirà sì perché l'unico motivo per cui le persone dico, ci dicono di no è perché non hanno fiducia in noi. Ci sono due tipologie di persone. Le persone che hanno l'esigenza, e spesso sono loro che scrivono a noi, perché vedono un prodotto, non so, voglio dimagrire, estate, ciao Matteo, ti scrivo per... oppure persone che, a cui noi scriviamo a loro, ma non possiamo vendere finché non abbiamo creato un grado di fiducia tale... Da far sì che la persona dice: Ok, mi fido di Matteo, mi proponi questo, te lo compro. Perché so che mi hai, abbiamo creato un rapporto dove tu tieni alla mia persona, dove tu ti sei preoccupato della mia esigenza o di quello che io ho bisogno, e allora compro da te. Ed è questo quello che dobbiamo fare. Molte volte ci eh, facciamo la paranoia: non so chi contattare, non so chi chiamare. Vi faccio due esempi. Mettiamo a caso che voi state organizzando, che noi, perché mi metto in mezzo anch'io, che noi stiamo organizzando il nostro matrimonio e abbiamo la possibilità di invitare 250 persone. Chi scriviamo di queste 250 persone? Chi sono queste 250 persone? Ecco, quelle 250 persone che noi vorremmo al nostro matrimonio sono le stesse che possiamo contattare per fare l'attività sono le stesse che possiamo segnare in un foglio e contattarle giorno per giorno. E non dobbiamo pensare che, oh Dio, il 17 luglio le persone sono in vacanza, cazzata. In estate le persone sono più aperte a parlare, a stare fuori fino a tarda ora, a conoscere. Le persone in vacanza, in estate ci vanno una settimana. Una settimana. Il restante tempo sono a casa e frequentano gli stessi posti perché non hanno nient'altro da fare. E quindi è questo quello che dobbiamo fare: sfruttare ogni occasione e, o, oppure crearcela. Perché se io so che quella persona frequenta sempre quel posto, mi faccio trovare lì. Passavo di qui, ti ho trovato ed è questo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo pianificare il nostro atteggiamento ogni mattina. E fare quello che c'è da fare come se fosse la cosa più importante di sempre perché non dobbiamo fare nulla di stratosferico se non parlare con le persone e capire i loro problemi e cercare di dare una soluzione questo è quello che dobbiamo fare focus totale sul manager perché questo mese è il mese che precede un grande mese e non dico altro però se io non faccio manager questo mese qui ad agosto poi ho già la scusa, ma siccome che noi non vogliamo scuse ma vogliamo risultati, facciamo quello che c'è da fare adesso. Sfruttiamo gli eventi che l'azienda e il team ci mettono a disposizione. Perché? Perché le persone vogliono sentirsi parte di qualcosa e se noi facciamo vedere che siamo parte di qualcosa, tramite una BA, tramite una festa in piscina, tramite quello che volete tramite il bootcamp, quello che volete, le persone dicono, ah ok, ma allora non sei l'unico pirla che contatta le persone da casa, sta sempre da solo, è sempre chiuso in camera, fa l'attività in camera. No, c'è anche uno spazio per stare con le persone, per divertirsi, per imparare, per formarsi, per fare festa, perché le persone amano fare festa. Noi come amiamo fare festa, amiamo fare anche l'attività e facendo capire che le due cose sono correlate possiamo portarci a casa tantissime soddisfazioni. Però se noi in primis non partecipiamo è dura. Se c'è l'opportunità di partecipare ad una BA a Milano Marittima a luglio, dove ci saranno 800 persone e io non vengo per X motivo, forse non ho preso seriamente l'attività. Forse sto giocando al minimo e pretendo di portare a casa al massimo. E non è importante da dove veniate, se veniate dal sud, ci sono persone che arrivano dall'estero per partecipare ad una via, che è un giorno, arrivano e la domenica se ne vanno, una notte. Però lo fanno con un'idea di quanto posso imparare a quell'evento, cosa posso portarmi a casa da quell'evento, perché se io vado a quell'evento, posso mandare anche un selfie a tutte le persone che mi stanno dicendo sai che non lo so, vediamo, sono indecisa. Guarda dove sono, la prossima volta vieni con me, è vero? E andiamo ad aiutare queste persone a prendere una decisione. Le persone difficilmente, anche chi ti scrive, anche se una persona ti scrive, difficilmente prende una decisione da sola. La decisione dobbiamo fargliela prendere noi. Perché siamo noi che guidiamo queste persone per quello che è meglio per loro. Siamo noi gli esperti rispetto a loro. Siamo noi che sappiamo quello che stiamo facendo. Siamo noi che utilizziamo già i prodotti. E quando una persona ci scrive, o quando noi scriviamo a una persona, questa si affida completamente a noi. E in base a quello che noi diciamo, in base a quello che noi soprattutto facciamo, le persone agiscono di conseguenza. E quindi sfruttiamo il mese migliore di sempre, che è questo perché è il mese che precede agosto. E ad agosto le persone, il 90% delle persone, visto che lavoriamo maggiormente in Italia, sono a casa dal lavoro, perché agosto non si lavora normalmente. Noi lavoriamo e facciamo anche quello che più ci piace. E noi possiamo farglielo, farglielo capire questo. Dobbiamo far sentir parte le persone, le sentire le sentire persone parte di qualcosa, perché là fuori le persone sono sole. Là fuori, le persone non si sentono parte, non si sentono valorizzate per quello che sono. È per questo che scelgono il network marketing. Vi siete mai chiesti perché la maggior parte di aziende di network marketing tratta prodotti di benessere? Perché quando una persona vuole fare un cambiamento, parte sempre prima da sé. E quando parti da sé, parti col tuo benessere. E se fino a prima, fino a prima non te ne fregava nulla di prendere delle vitamine. Oggi inizia a prendere delle vitamine. Oggi inizia ad andare a fare un abbonamento in palestra e quando cambi quello, poi di conseguenza cambia tutto il resto perché inizia a fare nuove amicizie, inizia a fare nuove conoscenze, inizia a dirti parte di qualcosa e una cosa dopo l'altra. Quindi facciamo sentire le persone nel posto giusto. Prima Andrea ha detto una frase e dopo chiudo: mi hanno cambiato la vita. Ragazzi, per cambiare la vita alle persone non dobbiamo fargli guadagnare un milione di euro perché non sanno neanche quanti zeri ci vogliono per scrivere un milione. Per far cambiare vita a una persona basta dargli una prospettiva di vita diversa. Perché le persone oggi sono focalizzate sul lavorare per 50 anni, prendere 1500 euro al mese, arrivare alla pensione e forse farmi una crociera se ce la faccio. Questo pensano le persone. Con questa attività abbiamo l'opportunità di accorciare i tempi da 40 a 10 e fargli guadagnare molto di più di 1500 euro al mese e fargli essere molto più soddisfatti, fargli viaggiare molto di più rispetto a una crociera a 70 anni quando non si sa neanche se si sta in piedi. Quindi dobbiamo solo tramite la nostra voce espandere quella che è stata l'idea di Rolls-Royce, quella che è stata l'idea di tantissime persone che oggi vivono la vita che vogliono. Perché oggi l'azienda fa 2.5 miliardi di dollari all'anno. Vuol dire che qualcuno questi prodotti li prende, vuol dire che qualcuno ha cambiato vita con questi prodotti, vuol dire che qualcuno ha aiutato qualcun altro a cambiare vita con questi prodotti. E noi abbiamo le stesse chance di queste persone qua. Quindi mettiamoci al lavoro e ci vediamo alla via di Milano Marittima. Ciao a tutti.